Sia lodato, ringraziato ogni momento. Oggi e sempre sia lodato. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova. E liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Iniziamo il Santo Rosario e vogliamo pregare la Madonna per tutte le vostre intenzioni, per le intenzioni che portate nel vostro cuore, e da oggi inizia anche la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani. Ecco, dobbiamo pregare perché, secondo il desiderio di Gesù, ut unum fin, perché tutti i cristiani siano una cosa sola. E vogliamo anche ricordare tutti quelli che sono collegati con noi in questa preghiera mariana, in modo particolare gli ammalati, anche di Covid, e le loro famiglie, perché trovano fiducia e speranza in un futuro migliore. Chi si deve confessare dal piazzale può accedere alla porta della sacristia. Parole di San Francesco d'Assisi. Signore Gesù Cristo, presente nel Santissimo Sacramento dell'altare, ti adoriamo qui e in tutte le chiese che sono nel mondo e ti benediciamo perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Madonnina cara, nella tua vita non c'è mai stato spazio per la frivolezza o per la banalità o per l'egoismo. Tu hai costruito la vita sull'essenziale, sull'amore di Dio e sull'amore del prossimo. Per questo sei stata la creatura più felice di tutta la storia. Oggi, nel dilagare dell'epidemia, stiamo riscoprendo anche noi ciò che è essenziale nella vita. Questa lezione valga per sempre, valga anche per dopo. Ora preghiamo il Santo Rosario, abbracciando con la nostra preghiera coloro che soffrono e tutti coloro che li assistono con ammirevole dedizione. Meditiamo i misteri della gioia. Il primo mistero ci porta a Nazareth, nella piccola e povera casa di Maria. L'angelo appare a Maria e la saluta con parole estremamente impegnative. Ave piena di grazia, ma esattamente l'angelo disse, gioisci. La benevolenza di Dio è tutta rivolta verso di te, perché vuole affidarti una grande missione. E Maria resta turbata e si chiedeva che senso avesse questo saluto. L'angelo spiega l'intenzione di Dio e Maria risponde con parole incredibilmente umili, eccomi, sono la serva del Signore. Con queste parole Maria ha aperto la strada a Dio perché entrasse nella famiglia umana per salvarla, diciamole tutto il nostro grazie. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli, amen. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, riservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della sua misericordia. Il secondo mistero della gioia ci presenta Maria che, dopo aver ricevuto l'annuncio più straordinario di tutta la storia, senza esaltarsi, resta umile e va da Elisabetta per aiutarla, per servirla. E mentre compie questo gesto di umiltà e di carità, dal cuore di Maria esce il Magnifica. Madre Teresa, con il suo consueto acume, un giorno disse: fate attenzione, chi ha composto lì dalla gioia? Un'attrice con tre Oscar? Un miliardario? No, l'ha composto Maria, che San Francesco chiamava la poverella. Aveva il cuore pieno di Dio, e dove c'è Dio, c'è la gioia infinita. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nel... Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Il terzo mistero della gioia ci mette davanti la scena del Natale, e San Luca racconta così. Mentre si trovavano a Betlemme, quindi lontani da casa, per il censimento, si compirono per Maria i giorni del parto, e diede a luce Gesù in una grotta abbandonata dai pastori, che lo depose in una mangiatoia, perché non trovarono nessun alloggio. Anche oggi Gesù bussa alla porta, e molto spesso non trova alloggio, non trova risposta. Apriamo il nostro cuore, Signore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Oggi, Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Il quarto mistero della gioia ci presenta Maria e Giuseppe che, obbedendo alla legge del Signore, portano Gesù bambino al Tempio. E mentre compiono questo gesto di tanta fede, un vecchio, Simeone, quando vede Gesù esclama: ora posso chiudere anche gli occhi perché ho visto il Salvatore. Pensate, le stesse parole nel 1907 le pronunciò uno scrittore francese, Adolphe Auret. Era stato lontano dalla fede per tanti anni, aveva scritto cose abominevoli contro Gesù, contro la Madonna, ma nel 1907 aprì il cuore a Gesù e ricevette il battesimo e fece la prima comunione a 44 anni e esclamò: ora posso chiudere anche gli occhi, ho provato e provo una gioia che non avevo mai provato in tutta la mia vita. Questo lo può fare soltanto il Signore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria,
Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era il principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Il quinto mistero della gioia. Ti presenta Maria e Giuseppe che per 3 giorni cercano Gesù e lo ritrovano nel Tempio e con Gesù ritrovano la pace del cuore, la gioia del cuore. Sant'Agostino esclamò: nessuno è felice come Dio e nessuno può rendere felice una persona come la può rendere felice Dio. Maria e Giuseppe l'hanno provato più volte. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Ave Maria, piena di grazia il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne,
e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Oggi, tu Dio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii tu il nostro aiuto contro la cattiveria e le insidie del demonio. Che Dio eserciti il suo dominio su di lui, preghiamo supplichevoli. Per tuo principe della milizia celeste, con la potenza divina caccia dall'inferno Satana e tutti gli spiriti maligni che si aggirano nel mondo a perdizione delle anime. Preghiamo secondo le intenzioni del Santo Padre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricordiamo, noi esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gemente e piangenti in questa valle di lacrime. Or su dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi con gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Santa Maria, prega per noi, Santa Madre di Dio, prega per noi. Prega per noi, Madre di Cristo, prega per noi, Madre della Chiesa, prega per noi, Madre della Misericordia, prega per noi, Madre della Divina Grazia, prega per noi, prega per noi, Madre Purissima, prega per noi, Madre Santissima, prega per noi, Madre Sempre Vergine, prega per noi, Madre Adorata, prega per noi, Madre Degna d'Amore, prega per noi, Madre ammirabile, prega per noi, Madre del buon consiglio, prega per noi, Madre del creatore, prega per noi, Madre del salvatore, prega per noi, Madre di misericordia, prega per noi, prega per noi, prega per noi, Vergine degna di lode, prega per noi, Vergine potente, prega per noi.
Affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo. Preghiamo, infondi la tua grazia, o Signore, nei nostri cuori, perché noi che all'annuncio dell'angelo abbiamo conosciuto l'incarnazione del tuo Figlio, seguendo la via della croce ogni giorno, possiamo giungere alla gloria della risurrezione per Cristo nostro Signore. Amen. Invoco su tutti voi la benedizione del Signore, e anche su tutti coloro che ci seguono da lontano, ma con il cuore sono in comunione con noi, con la nostra preghiera. Per intercessione di Maria Immacolata, vi benedica, vi protegga, vi illumini e vi liberi da ogni male, Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Facciamo fiorire la preghiera in opera di bontà e di carità in tutto il giorno.
andate in pace. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Fratelli e sorelle, siamo qui riuniti nella casa della Madonna e vogliamo affidare al suo cuore immacolato tutte le nostre intenzioni, i nostri problemi, le nostre difficoltà. E la Madonna certamente ascolterà le nostre preghiere e ci otterrà da Gesù le grazie di cui abbiamo bisogno. Chiediamo ora perdono dei nostri peccati e imploriamo la misericordia di Dio. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere, omissioni, per mia grandissima colpa. E supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe Amen.
preghiamo. Perdona, o Padre, le colpe dei tuoi figli, e poiché non possiamo salvarci con le nostre opere, interceda per noi la Vergine Maria, Madre del tuo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo. Egli è Dio e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dalla lettera agli Ebrei. Fratelli, ogni sommo sacerdote è scelto fra gli uomini e per il bene degli uomini viene costituito tale nelle cose che riguardano Dio, per offrire doni e sacrifici per i peccati. Egli è in grado di sentire giusta compassione per quelli che sono nell'ignoranza e nell'errore, essendo anche lui rivestito di debolezza. A causa di questa, egli deve offrire sacrifici per i peccati, anche per se stesso, come fa per il popolo. Nessuno attribuisce a se stesso questo onore, se non chi è stato chiamato da Dio, come Aronne. Nello stesso modo Cristo non attribuì a se stesso la gloria di sommo sacerdote, ma colui che gli disse: tu sei mio figlio, oggi ti ho generato, gliela conferì, come è detto anche in altro passo. Tu sei sacerdote per sempre, secondo l'ordine di Melchisedec. Nei giorni della sua vita terrena, egli offrì preghiere e suppliche, con forti grida e lacrime, a Dio che poteva salvarlo da morte. Per il suo pieno abbandono a lui venne esaudito. Pur essendo figlio, imparò l'obbedienza da ciò che patì, e reso perfetto, divenne causa di salvezza eterna per tutti coloro che gli obbediscono, essendo stato proclamato da Dio sommo sacerdote secondo l'ordine di Melchisedec. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Tu sei sacerdote per sempre, Cristo Signore. Tu sei sacerdote per sempre, Cristo Signore. Oracolo del Signore al mio Signore. Siedi alla mia destra, finché io ponga i tuoi nemici a sgabello dei tuoi piedi. Tu sei sacerdote per sempre, Cristo Signore. Lo scettro del tuo potere stende il Signore da Sion. Domini in mezzo ai tuoi nemici. Sacerdote per sempre, Cristo Signore. Al te il principato, nel giorno della tua potenza, tra santi splendori, dal seno dell'aurora, come rugiada, io ti ho generato. Tu sei sacerdote per sempre, Cristo Signore. Il Signore ha giurato e non si pente. Tu sei sacerdote per sempre, al modo di Melchisedec. Tu sei sacerdote per sempre, Cristo Signore. In piedi. La parola di Dio è viva ed efficace, discerne i sentimenti e i pensieri del cuore. Alleluia, il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo
i discepoli di Giovanni e i farisei stavano facendo un digiuno. Vennero da Gesù e gli dissero: «Perché i discepoli di Giovanni e i discepoli dei farisei digiunano, mentre i tuoi discepoli non digiunano?» Gesù disse loro: «Possono forse digiunare gli invitati a nozze, quando lo sposo è con loro? Finché hanno lo sposo con loro, non possono digiunare. Ma verranno giorni, quando lo sposo sarà loro tolto. Allora in quel giorno digiuneranno. Nessuno cuce un pezzo di stoffa grezza su un vestito vecchio, altrimenti il rattoppo porta via qualcosa alla stoffa vecchia e lo strappo diventa peggiore. E nessuno versa vino nuovo in otri vecchi, altrimenti il vino spaccherà gli otri e si perdono vino e otri, ma vino nuovo in otri nuovi». Parola del Signore. Alleluia. Alleluia. Sia lodato Gesù Cristo. Fratelli e sorelle, abbiamo ripetuto varie volte questo versetto del Salmo responsoriale: «Tu sei sacerdote per sempre, Cristo Signore». Ecco, chi è il sacerdote? È un ministro che è stato scelto da Dio per offrire sacrifici a Lui e anche per il popolo. E infatti, se avete notato, in questa bellissima lettera agli Ebrei, l'autore dice proprio questo, che ogni sacerdote è scelto tra gli uomini e per il bene degli uomini viene costituito per offrire doni e sacrifici per i peccati. E questo nell'antica alleanza è avvenuto con Aronne, è avvenuto con altri sommi sacerdoti che sono stati scelti, fin quando poi non è arrivato Gesù, perché Gesù è venuto per salvare tutta l'umanità. E quindi Dio Padre ha inviato Lui come sommo sacerdote e Gesù ha preso su di sé tutta la miseria, tutti i peccati degli uomini. E quindi dobbiamo essere grati a Gesù. Tu sei sacerdote per sempre, Cristo Signore, e ancora oggi. Io sì, sono un ministro, ma è Cristo che si offre attraverso di me al Padre per la salvezza dell'umanità e prende su di sé i nostri peccati, le nostre miserie, le nostre debolezze. E lo stesso autore della lettera agli Ebrei, avete sentito, essendo figlio Gesù, imparò l'obbedienza da ciò che patì. Quindi Gesù ha obbedito come figlio a Dio. Ha avuto un momento, non dico di smarrimento, ma di paura. Ricordate nell'orto del Getsemani? A un certo momento Gesù, quando avrà visto tutto ciò che sarebbe successo nell'umanità, ha avuto paura e ha detto al Padre: «Padre mio, non ce la faccio». E ha sudato sangue. È stato lasciato solo dagli apostoli che aveva pregato di vegliare con lui. E dice al Padre: «Padre mio, non già, però non la mia, ma la tua volontà sia fatta». E qual era questa volontà? Doveva andare a morire come un malfattore sulla croce. E se leggete il Vangelo, quante umiliazioni, quante percosse, quanti schiaffi, che flagellazione che ha avuto, coronazione di spine,
poi crocifisso nelle mani, nei piedi con dei chiodi, ecco, morto lì come un verme su una croce. Ecco, Cristo perché ha fatto questo? Lui era il sacerdote che era venuto per offrire questa sua vita per noi, per liberarci dal peccato, dalla morte, dalla schiavitù del male, di Satana. E allora dobbiamo essere grati a Gesù, fratelli e sorelle, perché ancora oggi attraverso il ministero della Chiesa, cioè dei sacerdoti, che offriamo la messa che cos'è? Non è altro che il sacrificio che ha fatto Gesù. E purtroppo la gente questo non lo capisce e alla messa non ci va. Ma se pensiamo che Gesù si offre per noi, per salvarci, per liberarci da tante, possiamo dire, cattiverie, quando lui scende sull'altare, si prende su di sé tutta la nostra miseria e ci offre al Padre e ci ottiene tutte quelle grazie necessarie, anche di buona salute, per poterlo lodare e benedire. E invece, fratelli e sorelle, stiamo assistendo a un allontanamento dei fedeli da Dio. Questa pandemia, invece di avvicinarci di più a Gesù, ci sta allontanando, almeno per tanti, che se le chiese ormai sono deserte, io lo sento anche da altri confratelli, la gente ha paura di andare per paura del virus, ma Gesù non infetta nessuno, sia ben chiaro. Anzi, se avete sentito quanti sono stati guariti perché sono andati da Gesù, hanno ricevuto, si sono inginocchiati per adorarlo e sono guariti anche dal Covid. È stato pubblicato ultimamente un resoconto di questo. Quindi per dire, Gesù, ecco, non è stato lui a mandare il virus. Siamo stati noi che ci stiamo autocastigando. E lui lascia fare. Perché? Perché ci ha dato il dono della libertà. E purtroppo vedremo altre cose peggiori. E allora dobbiamo essere grati a Gesù, fratelli e sorelle. Lui è il sommo sacerdote che si offre continuamente per noi. Che cos'è mezz'ora alla settimana? Io lo dico a voi, che cos'è mezz'ora? Quanto tempo perdiamo davanti al televisore o con i telefonini o con altre cose? Oppure che andate al supermercato e dovete fare file di aspettare 3-4 ore prima di arrivare? Ma a me me l'hanno detto queste cose, delle volte delle file interminabili. E poi devo andare a partecipare alla messa, a ricevere questo aiuto da Gesù? Ci pesa, tutto ci pesa. E invece ecco, lui è diventato salvezza eterna per tutti coloro che gli obbediscono. Ecco, come noi ubbidiamo a Gesù? Non lo curiamo più, l'abbiamo lasciato solo nelle nostre chiese, abbandonato. E lui dice in un messaggio, anche se trovate le porte chiuse della chiesa, inginocchiatevi davanti alla porta, io vi ascolto, perché vi amo. Perché ho dato la vita per voi e non vi dimentico. E anche per salvare una sola anima, Gesù di nuovo rinnoverebbe la sua passione e morte. Ecco quindi, fratelli e sorelle, dobbiamo capirlo questo. E dobbiamo, ecco, far risorgere in noi quella fiducia, quella speranza in Gesù. È questione di fede. E purtroppo viviamo in una società che non ha più fede, che sta facendo leggi contro la Chiesa, contro i comandamenti di Dio. E proprio stamattina sentivo che in Senato stanno parlando di tante altre cose stupide, proprio cose incredibili, e invece di pensare che abbiamo questo sommo sacerdote, che è il Figlio di Dio, che continuamente dice al Padre, Padre, abbi pietà di questa umanità, e gli tiene ancora in braccio, perché dice, guarda le mie piaghe. E lui intercede come sommo sacerdote per noi, perché non ricevessimo i castighi che ci meritiamo. Ecco allora, fratelli e sorelle, voi che mi ascoltate, cerchiamo, ecco, di ringraziare Gesù per quello che ha fatto e che sta facendo per noi. Perché se ci dovrebbe giudicare il Signore attraverso quello che sta succedendo nel mondo, noi non esisteremmo più. Il mondo sarebbe stato capovolto, certamente. Se stiamo ancora qui, è per opera di Gesù. È Lui che si offre come sommo sacerdote, implorando misericordia per noi e per il mondo intero. E allora amiamo Gesù, ringraziamolo, ma dimostriamoglielo praticamente, non a parole. Non basta dire Gesù ti amo e poi facci i comodi miei, no, assolutamente. Se io amo Gesù devo osservare i suoi comandamenti, devo mettere in pratica i suoi insegnamenti.
Ecco, devo andarlo a trovare, mi devo gettare ai suoi piedi e baciargli quei piedi che sono stati crocifissi per i nostri peccati. Ecco Gesù, grazie per quello che hai fatto per noi. E lo dobbiamo adorare e implorare per la nostra salvezza, dei nostri parenti. Ecco, vedete che cosa sta succedendo nelle nostre famiglie? Le cose le conoscete meglio di me, non sto qui a ricordare tante cose. Le famiglie sono divise, distrutte. Io ogni giorno sento cose che mi fanno venire il capogiro. È incredibile. Chi ci può aiutare? Il governo? Le leggi umane? Chi ci aiuta è solo e sempre Gesù. È Lui che ci ha dato la vita. È Lui ce la custodisce e un giorno ci salverà portandoci con sé in paradiso. E allora, vi dicevo, amiamo Gesù non a parole, con i fatti. Cominciamo a osservare i comandamenti. Cominciamo a praticare prima che ci chiudano di nuovo le chiese, perché arriverà il momento in cui chiuderanno, sbarreranno tutto. Cominciamo a riceverlo spesso e bene, con le dovute disposizioni, a confessarci e a fare le opere di bene, a volerci bene. Ecco, allora noi collaboreremo con Gesù, non soltanto alla salvezza nostra, ma anche alla salvezza degli altri, perché non lo dimenticate, noi dobbiamo essere solidali con tutti gli altri. Siamo tutti fratelli, siamo tutti stati redenti dal suo sangue prezioso. E in questa settimana di preghiera per l'unità dei cristiani ci è chiesto proprio questo: rimanete nel mio amore e produrrete frutti per la vita eterna. Questo è il tema della settimana di preghiera. E quindi allora ecco, fratelli e sorelle, se facciamo questo, noi non soltanto salveremo noi, ma aiuteremo i nostri fratelli a ritrovare la pace, la serenità, la gioia, ma soprattutto la salvezza. E io termino. Avete sentito nel Vangelo che Gesù ha usato un termine molto bello, dice vino nuovo in odri nuovi. Ecco, voi che siete pratici delle cose, il vino nuovo non si mette negli odri vecchi, perché altrimenti la forza del vino nuovo li rompe, li spacca, ma vino nuovo in odri nuovi, perché sono forti e quindi non si rovinano. Che cosa vuol dire? Che se siamo cristiani dobbiamo accettare tutta questa dottrina di Gesù e questa dottrina ci trasformerà. Ci darà la forza di essere testimoni di Gesù, come i primi martiri, i quali preferivano morire ma non rinnegare Gesù. E oggi invece tanti cristiani che si vergognano di farsi anche un segno di croce in pubblico, che si vergognano di andare a partecipare a una messa, di ricevere Gesù e Eucaristia, di confessarsi. Allora vino nuovo in odri nuovi. Se allora noi ci crediamo, fratelli e sorelle, usciamo allo scoperto. Dobbiamo testimoniare la nostra fede a testa alta, senza vergognarci, con l'aiuto della grazia di Dio, certamente. Con le nostre forze non siamo buoni a nulla, però c'è anche un'altra forza che abbiamo, la devozione alla Madonna. Voi perché siete venuti? Perché, mi diceva qualcuno, si è confessato, padre, manco qui da 20 anni, che bello, che ritornano qui alla fonte della misericordia che è Maria. La Madonna ci aspetta, è nostra mamma, vuole il nostro bene. Qui la invochiamo come avvocata, cioè come colei che si prende cura di noi, dei nostri problemi, delle nostre necessità. E allora se abbiamo fede, ecco, recitiamo il rosario ogni giorno in famiglia. La Madonna l'ha detto, non ci sono problemi che non si risolvono che con il Santo Rosario. E la Madonna ha detto, dove si recita il rosario in famiglia, lì ci sono io con Gesù e vi proteggo con il mio manto. Guardate che bello. Io le cose ve le dico, ma fatele, facciamole, perché così viviamo più sereni, più tranquilli. Non mancheranno le prove, non mancheranno le difficoltà, però avremo questa forza interiore dello Spirito Santo da esplodere. Ecco, questo vino nuovo che deve, ecco, portare essere spumeggiante, deve essere, ecco, anche annunziato agli altri, perché c'è tanta gente inquieta, c'è tanta gente che non pensa affatto che c'è un'anima da salvare, c'è tanta gente che vive unicamente per le cose materiali di questa terra. Ma che ci portiamo appresso domani? Io lo dico, che ci portiamo? Neanche uno spillo ci porteremo. E allora cerchiamo di arricchirci
per la vita eterna. Cerchiamo di fare il bene, cerchiamo di conquistare anime da portare a Gesù, ed è quella la più bella ricompensa, perché come dice Sant'Agostino, chi avrà salvato un'anima avrà salvato se stesso. È l'augurio che faccio a tutti voi e anche a tutti quelli che sono collegati con noi. Sia lodato Gesù Cristo. Fratelli e sorelle, il Vangelo ci ha ricordato che se Cristo è uno sposo, noi possiamo e dobbiamo esultare in Lui, perché è il nostro sacerdote secondo l'ordine di Melchisedec. Ora la nostra gioia prende un contenuto preciso, si fa invocazione implorante e fiduciosa al Padre Celeste, canto ed eco della nostra fede. Per questo diciamo: Signore, santifica il tuo popolo. Saul fu rigettato da Dio per non aver eseguito alla lettera il suo comando, perché ciascuno di noi mantenga nei confronti del Vangelo in cui un atteggiamento di assoluta apertura. Preghiamo concordi. Signore, santifica il tuo popolo. I vescovi sappiano guidare il popolo di Dio con bontà e prudenza, sensibili e aperti alle proposte nuove che nascondono ogni giorno nel Vangelo, che nascono il giorno del Vangelo, vissuto per amore. Preghiamo concordi. Signore, santifica il tuo popolo. La nostra penitenza e il nostro digiuno esprimono l'attesa della venuta del Signore e creano mezzi, occasioni per aiutare in modo più sollecito e generoso quanti si trovano nel bisogno. Preghiamo concordi. Signore, santifica il tuo popolo. I nostri cuori siano sempre odri nuovi, pronti e capaci di accogliere e ben custodire il vino forte della grazia di Dio. Preghiamo concordi. Signore, santifica il tuo popolo. Per i meriti di Cristo, vincitore del peccato e della morte, sia riservato a tutti i nostri fratelli e sorelle defunti, in particolare ai fratelli Aniello, Antonio, Carolina e Giovanna, e a quanti ci hanno preceduto nell'eternità, un destino di gloria. Preghiamo. Signore, santifica il tuo popolo. O Dio onnipotente ed eterno, non sdegnare il nostro impasto di fango. Crea in noi un'ampia disponibilità perché tu possa essere torrente e far giungere a noi l'abbondanza della tua grazia. Per Cristo nostro Signore. Seduti. Cuore di gianto mi guidi a riposar, all'acqua e tue tranquille mi fai tu disperar. Signore, sei tu il mio amore.
vicino a te, Signore, più nulla temo. Signore, per il tuo mio santo, non nulla mi può mancare, nei tuoi pascoli. Mi hai preparato il pane tuo immortale, il calice mai colmo di vino celestiale. La luce e la tua grazia mi guideranno ogni ora, da te mi introdurranno per sempre, mio Signore. Signore, sei tu il mio pastore, pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Ci soccorra, o Padre, l'immenso amore del tuo unico Figlio, che nascendo dalla Vergine non diminuì, ma consacrò l'integrità della Madre, e liberandoci da ogni colpa, ti renda gradito il nostro sacrificio. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, lodarti e ringraziarti sempre per i tuoi benefici, Dio onnipotente ed eterno. Tu non hai bisogno della nostra lode, ma per un dono del tuo amore ci chiami a renderti grazie. I nostri inni di benedizione non accrescono la tua grandezza, ma ci ottengono la grazia che ci salva per Cristo Signore nostro. E noi con tutti gli angeli del cielo innalziamo a te il nostro canto e proclamiamo insieme la tua gloria. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei Padre veramente santo,
fonte di ogni santità. Santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiateli tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Nella stessa della tua venuta, celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Orazio e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, nostra Avvocata, con San Giuseppe, suo Sposo, con gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo,
con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci ha donato il suo Spirito, con la fiducia e la libertà dei figli, preghiamo dicendo insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, e hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare, ma di soltanto una parola sarò salvato. Viviamo con fede questo momento solenne dell'incontro con Gesù. Per la comunione si viene tutti dal centro e si riceve l'Eucarestia davanti al ministro e si va poi dai laterali. Quelli che non possono fare la comunione facciano quella spirituale. Thank you.
Ringraziamo Gesù che è venuto dentro di noi e si è offerto per noi al Padre. E a Lui esprimiamo anche i nostri problemi, le nostre difficoltà, e Lui ci aiuterà a risolverle.
in piedi. Rinnoviamo ora la nostra consacrazione ai Sacri Cuori, consapevoli della nostra vocazione cristiana. Rinnoviamo oggi nelle tue mani, o Maria, gli impegni del nostro battesimo. Rinunziamo a Satana, alle sue seduzioni, alle sue opere, e ci consacriamo a Gesù Cristo per portare con Lui la nostra croce nella fedeltà di ogni giorno alla volontà del Padre. Alla presenza di tutta la Chiesa ti riconosciamo, Maria, per nostra Madre, Signora e Avvocata Sovrana. A te e al cuore castissimo di San Giuseppe offriamo e consacriamo i nostri cuori, le nostre persone, le nostre vite, le nostre famiglie, le nostre case. E il valore delle nostre buone opere, passate, presenti e future. Disponete di noi e di quanto ci appartiene alla maggior gloria di Dio, nel tempo e nell'eternità. Amen. Preghiamo. Signore, che ci hai nutriti dei tuoi sacramenti, in questa celebrazione in onore della Beata Vergine Maria, fa che sul suo esempio collaboriamo fedelmente al mistero della redenzione. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Ti salutiamo, o Regina nostra Avvocata. Tu hai grande confidenza con Gesù Cristo che è tuo Figlio, e nessuno dei santi del cielo ne può avere tanta. Tu puoi ogni cosa perché sei madre. A te nulla si nega perché sei regina. Non disprezzare dunque il nostro pianto, non sdegnare i nostri sospiri, non deludere la nostra attesa. Il Figlio tuo si lascia facilmente piegare da te, o Maria. Piegalo in nostro favore, e finché durerà questa vita miserevole, guariscici, difendici, proteggici e custodiscici. Amen. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricordiamo noi esuli figli, a te sospiriamo, gemendo e piangendo in questa valle di lacrime. Orso dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi. E mostraci dopo questo esilio Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Invochiamo anche San Giuseppe, stiamo nell'anno a lui dedicato e sapete che ogni giorno possiamo guadagnare anche l'indulgenza plenaria, con le dovute disposizioni, quindi la confessione, la comunione e poi la preghiera che facciamo ogni sera a San Giuseppe. Ave Giuseppe, figlio di Davide, uomo giusto e virginale, la sapienza è con te. Benedetto sei tu fra tutti gli uomini, e benedetto è Gesù, il frutto di Maria, tua sposa fedele. San Giuseppe, degno padre
e protettore di Gesù Cristo e della Santa Chiesa. Prega per noi peccatori e ottienici da Dio la divina sapienza adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Cuori sacratissimi di Gesù, Maria e Giuseppe uniti, onore e lode, salvate le anime. San Michele Arcangelo, San Gabriele, San Raffaele e voi tutti, santi angeli del cielo, pregate. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illuminami, custodiscimi, regi e governami, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Sia lodato, ringraziato ogni momento, oggi e sempre sia lodato. Ora benedico le fotografie anche degli ammalati che avete portate qui, che l'avete qui o l'avete in casa, e gli indumenti, oggetti sacri, l'acqua, il sale, l'olio, le candele e anche gli alimenti che mangiate. Perché come dice la Madonna, ecco, potete evitare tutti gli attacchi e gli influssi del demonio. Mentre io benedico queste cose, cantate l'inno alla Madonna. Della Madonna non lo posso mettere, chi ha bisogno dei boccettini li chiedete agli oggetti sacri e usatelo con fede. La Madonna fa tante grazie attraverso quest'olio che arde davanti alla sua immagine. Vi auguro una buona serata con l'augurio che possiamo essere sempre questi collaboratori di Gesù. Ecco, ringraziare Gesù per quello che ha fatto per noi e cerchiamo, ecco, di partecipare almeno la domenica, quindi alla messa, confessione e comunione, per essere questi otri nuovi, questo vino nuovo da diffondere nelle nostre famiglie e a tutti quelli che incontriamo. Saluto anche tutti quelli che sono collegati con noi, in particolare gli ammalati, soprattutto quelli del Covid, di non scoraggiarsi. Arriverà il momento in cui Gesù e la Madonna vi guariranno e anche voi gioirete con tutti noi per la ritrovata salute. Nel nome del Signore andate in pace. Ti salutiamo, Corona, nessuna creatura è bella come te. Prega per noi, Maria, prega per i figli tuoi, Madre che tu soccorri, ami di noi in pietà, ami di noi in pietà.
Signore Gesù Cristo, presente nel Santissimo Sacramento dell'altare. Ti adoriamo qui e in tutte le chiese che sono nel mondo. Ti benediciamo perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Accendi, o Maria, la lampada della fede in ogni casa d'Italia e del mondo. Dona ad ogni mamma e ad ogni padre il tuo limpido cuore, affinché riempiano la casa della luce e dell'amore di Dio. Fa che in Italia e nel mondo non si spenga mai il canto del Magnificat, ma continui di generazione in generazione, attraverso i piccoli e gli umili, i miti, i misericordiosi e i puri di cuore, che fiduciosamente attendono il ritorno di Gesù, frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Amen. Preghiamo i misteri del dolore. Il primo mistero ci porta nell'orto degli ulivi. Gesù prega e soffre fino a sudare sangue, perché prende su di sé il peso di tutti i peccati dell'umanità, un peso inimmaginabile, e lo affronta con l'onnipotenza dell'amore, che è la vera forza di Dio. Ma chiede agli apostoli: pregate con me. Gli apostoli si addormentano e Gesù li rimprovera dolcemente dicendo: non siete stati capaci di vegliare un'ora sola con me? Gesù, noi vogliamo vegliare con te. Accanto al tuo infinito amore vogliamo che ci sia una goccia anche del nostro amore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi adesso e l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Il secondo mistero del dolore ci mette davanti la scena straziante della flagellazione. Ma i veri flagelli sono i nostri peccati, perché ci fanno del male, ci rovinano, e Dio non lo vuole perché è troppo buono e vuole il nostro bene. Isaia, il profeta, arrivò a dire: i vostri peccati vi rendono panni immondi, panni sporchi, vi rendono come foglie secche, sballottate dal vento. Molti purtroppo non lo capiscono. Padre nostro, il bene sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta madre nostra. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime,
specialmente le più bisognose della sua misericordia. Il terzo mistero del dolore ci presenta Gesù coronato di spine. Davanti a Pilato, Gesù con coraggio disse: «Io sono re, ma il mio regno non è di questo mondo». Allora ci sarà un momento in cui apparirà la vera grandezza di Dio, apparirà, e nello stesso tempo apparirà la meschinità di tanti personaggi che oggi vengono incoronati. Verrà l'ora della verità. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi ci dimentichiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Il quarto mistero del dolore ci presenta Gesù che viene coronato, viene caricato del pesante legno della croce e si avvia verso il Calvario, accompagnato dalla sua madre, fedelissima. La fedeltà di una persona si sperimenta, si verifica nell'ora del dolore. Padre nostro, che sei nel cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano,
e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Il quinto mistero del dolore è Gesù crocifisso, e dalla croce Gesù manda continui segnali di amore. Solo Dio può amare così. Pensate, guardando i suoi crocifissori che erano lì ai piedi della croce e lo sfidavano, Gesù ha la forza di dire: Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno. E nella storia cristiana, tante volte si è ripetuto il gesto di Gesù, e questa è la grandezza del cristianesimo. Maria Goretti, con le pugnalate nel corpo, arriva a dire la notte del 5 luglio del 1902: perdono Alessandro, era l'assassino, e voglio che sia con me in paradiso, l'assassino. E Giovanni Paolo II, il 13 maggio del 1981, pieno di sangue per dei colpi sparati in piazza San Pietro, mentre viene portato al Gemelli, ha la forza di dire: perdono il fratello che mi ha sparato. Questo è il cristianesimo, e inizia dalla croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno,
sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ti ridurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Per il Santo Padre Francesco, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Era il principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. O San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii tu il nostro aiuto contro la cattiveria e le insidie del demonio. Che Dio eserciti il suo dominio su di lui, preghiamo supplichevoli.
e tuo principe della milizia celeste, con la potenza divina caccia nell'inferno Satana e tutti gli spiriti maligni che si aggirano nel mondo a perdizione delle anime. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricordiamo, noi esuli figli di Eva, a te sospiriamo, in questa valle di lacrime, orso tu, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore Dio, Signore Dio, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Santa Maria, prega per noi, Santa Madre di Dio, prega per noi, Santa Vergine delle Vergini, prega per noi, Madre di Cristo, prega per noi, Madre della Chiesa, prega per noi, Madre della Misericordia, prega per noi, Madre della Divina Grazia, prega per noi, Madre della Speranza, prega per noi, Madre Purissima, prega per noi, Madre Santissima, prega per noi, Madre sempre Vergine, prega per noi, Madre Immacolata, prega per noi, Madre degna d'amore, prega per noi, Madre ammirabile, prega per noi, Madre del buon consiglio, prega per noi, Madre del Creatore, prega per noi, Madre del Salvatore, prega per noi, Madre di misericordia, prega per noi, Vergine prudentissima, prega per noi, Vergine degna di onore, prega per noi, Vergine degna di lode, prega per noi, Vergine potente, prega per noi, Vergine clemente, prega per noi, Vergine fedele, prega per noi, Segno della santità di Dio, prega per noi, Stelle della sapienza, prega per noi, causa della nostra letizia, prega per noi, Figlio dello Spirito Santo, prega per noi, Tabernacolo dell'eterna gloria, prega per noi, dimora tutta consacrata a Dio, prega per noi, roda mistica, prega per noi, torre di Davide, prega per noi, toro dell'Avorio, prega per noi, alla loro, prega per noi, arca dell'alleanza, prega per noi, porta del cielo, prega per noi, stella del mattino, prega per noi, salute degli infermi, prega per noi, rifugio dei peccatori, prega per noi, conforto degli idranti, prega per noi,
La tua grazia, o Signore dei nostri cuori, perché noi che all'annuncio dell'angelo abbiamo conosciuto l'incarnazione del tuo Figlio, seguendo la via della croce ogni giorno, possiamo giungere alla gloria della risurrezione per Cristo nostro Signore. Amen. Invoco la benedizione del Signore per voi vicini e anche per tutti i lontani che ci seguono. Per intercessione di Maria Immacolata, vi benedica, vi protegga e vi liberi da ogni male, Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Ora la nostra preghiera fiorisca subito in carità. Andate in pace.
Signore Gesù Cristo, presente nel Santissimo Sacramento dell'altare, ti adoriamo qui e in tutte le chiese che sono del mondo e ti benediciamo perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Apriamo il cuore a Maria. O Maria, mamma nostra cara, nei momenti difficili della nostra vita, come quello che stiamo attraversando ora, noi sentiamo la tua vicinanza e percepiamo il battito del tuo cuore che ci infonde coraggio e serenità. O Maria, dopo l'annuncio dell'angelo, tu andasti in fretta da Elisabetta per aiutarla in un momento tanto delicato della sua vita. Vieni anche nelle nostre case e riempile con la luce e il conforto della tua materna bontà. O Maria, mamma nostra cara, come accadde a Cana di Galilea, talvolta cadiamo nell'apprensione. Aiutaci con la tua presenza sempre attenta e vigile e riportaci a sorridere con rinnovata fiducia. O Maria, tu non ci abbandonerai mai. Grazie. Meditiamo i misteri gloriosi. Il primo mistero glorioso ci mette davanti l'evento più grande e più consolante di tutta la storia umana. Gesù risorge dai morti e dà inizio ad una nuova umanità, della quale noi facciamo già parte per il battesimo, ma aspettiamo il compimento nella risurrezione finale della carne. Viviamo quell'attesa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria,
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Il secondo mistero glorioso ci mette davanti la scena dell'ascensione di Gesù al cielo. L'ascensione non è un abbandono, Gesù è sempre presente, ma è nascosto, perché vuole che noi siamo la visibilità della sua bontà, della sua mitezza, della sua pazienza, della sua umiltà e della sua misericordia. È una grande missione, Padre nostro. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Il terzo mistero glorioso è la Pentecoste. Si compie la promessa di Gesù e lo Spirito Santo discende su Maria e sugli apostoli in preghiera nel cenacolo e riempie di coraggio, di entusiasmo il loro cuore per annunciare la bella notizia che Dio ci salva in Gesù.
e la missione continua attraverso di noi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Il quarto mistero glorioso è l'assunzione di Maria al cielo. In Maria si compiono perfettamente le parole del suo Magnificat: Dio rovescia i potenti dai troni e innalza gli umili. Quante volte vediamo compiersi queste parole, quante volte? Padre nostro, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, Signore, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, Signore, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, Signore, sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, Signore, sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, Signore, sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, Signore, sei benedetta fra le donne, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, Signore, sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Il quinto mistero glorioso è il paradiso, che è la meta della nostra vita, la speranza della nostra vita. E in paradiso Maria è regina degli angeli e dei santi, e in paradiso e dal paradiso Maria ci segue, ci protegge, perché Maria è mamma per sempre, la nostra mamma celeste. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. O San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii tu il nostro aiuto contro la cattiveria e le insidie del demonio. Che Dio eserciti il suo dominio su di lui, preghiamo supplichevoli. E tuo principe della milizia celeste, con la potenza divina, caccia nell'inferno Satana e tutti gli spiriti maligni che si aggirano nel mondo a perdizione delle anime. Preghiamo secondo le intenzioni del Santo Padre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Salve, Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricordiamo, noi esseri figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù tu, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.